Ieri, in occasione del Comic Con Experience 2019 in Brasile, è stata mostrata una piccolissima clip del film in uscita il prossimo anno Godzilla vs. Kong, che appunto, come sappiamo tutti, è stato rimandato a novembre. Come dice anche il nome, questo film rappresenterà uno scontro tra i due titani del Monsterverse, appunto Godzilla e King Kong. Conking! Questo film sarà il quarto capitolo del Monsterverse, che ho già citato, universo cinematografico creato dalla Ant Legendary, e che è iniziato con il film Godzilla nel 2014, e che è poi continuato con Kong Skull Island nel 2017, e poi con il recente sequel di Godzilla intitolato proprio Godzilla The King of the Monster, film che sinceramente dovrei recuperare. In realtà, l'idea dello scontro tra i due mostri non è una cosa nuova. Infatti, già questo scontro in passato è avvenuto. Ma del resto non è che ci sia così tanto di cui vantarsi per questo film. Sembra proprio un film dei Power Rangers fatto malissimo. Ma che sta facendo? In ogni caso, la clip di cui vi parlavo prima non è stata pubblicata online, però su internet sono comparse sia la descrizione che uno screen. Ve ne parlerò in questo video. Ma prima, per supportare il mio canale, lascia un like e iscriviti se non sei iscritto. Sigla. Dimenticandoci per sempre di quel che abbiamo visto prima, vi informo che la clip che è stata mostrata al CCXP 2019 è veramente breve e non dice niente di che sul film. Lo screen leak che è stato pubblicato su internet è questo. Già da questo screen in bassissima qualità possiamo capire che sarà molto diverso dal suo predecessore. No, 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 scherzavo, dimentichiamo tutto, per favore. La descrizione della clip è anch'essa molto breve, visto che questa clip non ha mostrato niente di che. Infatti la descrizione spiega che la clip dura solamente 20 secondi e inizia con l'immagine di Kong che sta per dare un pugno a qualcosa. E poi si scopre che questo qualcosa è proprio Godzilla. Chi l'avrebbe mai detto? Quest'ultimo sembra abbastanza in difficoltà visto che Kong non smette di prenderlo a pugni. E poi si vede un'inquadratura che prende tutti e due e che fa vedere soprattutto che sono della stessa altezza. Ed è proprio di questa scena che abbiamo uno screen. Ragazzi, ora vi faccio un paio di domande prima di concludere questo video. Chi secondo voi vincerà questo scontro? Kong oppure Godzilla? Scrivetelo nei commenti. Spero solo non finisca nel modo di Batman v Superman, ma non credo che Kong e Godzilla abbiano una madre di nome Marta. E quindi ragazzi, con un commento qui sotto, oltre a dirmi chi secondo voi vincerà, fatemi sapere se andrete a vedere il film. Io credo di sì, ma prima devo appunto recuperare il sequel di Godzilla. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanella per non perdere i nuovi video. Seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione assieme al link di Pumplink per comprare il t-shirt, mi raccomando, codice il pensiero 4 per il 20% di sconto. E ragazzi, io sono il pensiero di Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!